e soprattutto la capacità da parte degli imprenditori di evolversi e di sviluppare capacità quali leadership, comunicazione efficace e gestione dei gruppi. Mi chiedo perché dovrebbe essere diverso per l'imprenditore della ristorazione. È impensabile semplicemente pensare che si gestisca un ristorante come si faceva un po' nella gestione familiare vecchio stampo di 20 anni fa. Abbiamo bisogno di capire che la nostra comunicazione è il biglietto da visita, sia per quanto riguarda il nostro modo appunto di comunicare con le persone, ma anche dal punto di vista del marketing, oggi più che mai argomento attuale. Quindi la mia materia è quello che permette agli imprenditori della ristorazione di capire che cosa funziona oggi per loro, nel loro ristorante, nel modo in cui interpretano la comunicazione con il personale, nel come lo gestiscono, soprattutto anche nel come lo assumono, e quali sono poi le ricette che effettivamente funzionano quando si relazionano con il cliente. Perché anche i clienti stessi sono cambiate le esigenze, le aspettative, e forse un prodotto e un servizio di qualità non sono nemmeno più sufficienti. Quindi lavorare su quello che è un po' il ponte di comunicazione che lega le persone, quindi anche gli imprenditori e i propri clienti, è assolutamente fondamentale. Tutto è relazione, quindi tutto è comunicazione. E diventa quindi appunto essenziale per qualsiasi imprenditore della ristorazione evolversi in tal senso, sviluppare una nuova mentalità imprenditoriale che gli permetta appunto di ottenere risultati in linea con le proprie aspettative. Si può ottenere un più 30% e sinceramente con costanza e disciplina, se applicato, si va ben oltre questo 30%, perché è la capacità di applicare gli strumenti che questo metodo dà e offre che sono appunto la chiave di svolta. Il 30% non deve spaventare, è un risultato concreto, anzi, ripeto, va ben oltre, si può andare ben oltre questo 30% nel momento in cui si applica ciò che appunto viene insegnato. Il 30% è di per sé soltanto un primo approccio. Io personalmente posso portare la mia esperienza professionale in tutte le aziende in cui ho lavorato negli ultimi 15 anni, i risultati vanno ben oltre. Con costanza e disciplina si arriva a un più 60-70% anche nei primi 12 mesi. Serve credo, serve volontà ovviamente, e disciplina e costanza nell'applicare gli strumenti. Questa è forse la parte più importante. Credo che invece la cosa importante sia capire che la formazione non è qualcosa che ha una fine. Fare formazione è un processo di continua evoluzione della persona e del professionista, perché proprio perché le dinamiche cambiano, o tu ti adatti al cambiamento costantemente o sei capace di crearne uno. Formarsi significa fare una cosa con veramente quotidianità, sia che si tratti di una trattoria o di un ristorante, veramente di una grande ristorazione, credo che le dinamiche non cambino fondamentalmente. Certo, ci sono delle differenze per ovvi motivi legati ai numeri, ma se c'è una visione chiara, un progetto chiaro, uno scopo, e si inizia ad organizzare, ecco una cosa molto importante. Spesso l'imprenditore lavora d'impulso, mentre è fondamentale poter organizzare il proprio lavoro attraverso un metodo e delle procedure chiare. Perché ciò che noi notiamo funziona oggi nel mondo del business è il fatto di saper creare delle procedure che vengono poi replicate. Non a caso le grandi realtà imprenditoriali oggi hanno clonato se stesse con dei grandi franchising e dei grandi brand che noi conosciamo e sono appunto famosi in tutto il mondo. Ad un ristoratore con tanti anni, anche 30-35 anni di esperienza, quello che direi è: mettiti in gioco. Perché nulla più delle cose che dai per scontate possono essere limitanti per te. Ed un'ottima domanda potrebbe essere proprio questa: quando è stata l'ultima volta che hai fatto qualcosa per la prima volta? La capacità di evolverti. A volte l'esperienza può essere ovviamente una grande risorsa, ma anche un grande limite, perché non ci fa vedere il nuovo o quello che potremmo fare diversamente da quello che già facciamo. Ma Star Restaurant rappresenta proprio questo. Rappresenta un approccio evolutivo, in continua crescita, perché lo stesso metodo che è stato creato e realizzato qui, in questi percorsi, si adatta ai cambiamenti che il mondo della ristorazione subisce. Che Master Restaurant è diverso perché è concreto, è pratico. Sui numeri si fonda, sui numeri si basa, e non sulla fuffa, ma non dicendo fuffa. È molto pratico. L'esperienza Master Restaurant è: ascolto un concetto e lo applico subito, non devo aspettare. Questo è il bello di questo metodo. Ok, tra un mese inizierò. No. Che tu abbia già un ristorante o che tu non ce l'abbia e debba crearlo, può
puoi iniziare da subito a creare le fondamenta per il tuo successo nel business. Master Restaurant è sinonimo di concretezza, praticità, ed è quello che fa la differenza. La formazione troppo spesso risulta essere qualcosa di astratto e teorico, dove le persone in qualche modo sì, ascoltano dei bei concetti, ma non riescono poi a usufruirne. E non conta tanto appunto quello che conosciamo e sappiamo, quello che riusciamo a fare con quello che abbiamo. Master Restaurant nasce proprio con l'idea di rendere pratici concetti che spesso rimangono troppo astratti e le persone non riescono a mettere in pratica. E sappiamo tutti che ovviamente per ottenere dei risultati dobbiamo praticare le cose, non solo saperle da un punto di vista teorico, perché è noto dai feedback. E le testimonianze che stiamo tutti ricevendo credo portino a renderci conto che il metodo funziona. Funziona oggi, non domani. Funziona oggi nel momento in cui tu ascolti, impari qualcosa e la metti subito in pratica. E questo metodo è rivolto proprio a questo, ad aiutare le persone a praticare qualcosa che se conoscevano non facevano e che se non conoscevano adesso hanno a loro disposizione. Credo che il metodo Master Restaurant possa o forse debba essere visto come un modello americano, perché l'America ha insegnato a noi a fare business da che mondo è mondo da sempre. E non per essere filoamericani, ma semplicemente credo che nella vita dobbiamo essere in grado di osservare, capire e anche accettare con umiltà quando un modello funziona più di un altro, e credo che da questo punto di vista Master Restaurant abbia preso il meglio di quello che funziona. Cambia forse il contesto, forse cambia l'idea e la cultura, ma la sostanza non cambia. Vogliamo risultati. L'imprenditore della ristorazione, forse oggi più che mai, è stanco di non avere quello per cui lavora. Master Restaurant chiude questo gap e permette alle persone di ottenere veramente risultati concreti, proprio perché cambia in parte la mentalità di chi spesso aspetta un risultato che non arriva, ma non cambia quello che sta facendo.